Innanzitutto ringrazio tutti quelli che sono presenti per la partecipazione a questa conferenza che viene tenuta dalla dottoressa Donatella Pian, che è funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari e Foggia, nonché nostro funzionario archeologo per lo scavo di Pirro Nord. Vorrei ringraziare anche Donatella per aver accettato di tenervi questa lezione, che è un po' finalizzata a far capire meglio qual è il lavoro del funzionario archeologo e soprattutto tutto quello che c'è dietro uno scavo archeologico e quindi anche tutti gli aspetti burocratici e legati al rapporto col ministero. Quindi, Donatella, ti ringrazio e puoi iniziare quando vuoi. Ok, allora intanto buon pomeriggio a tutti. Faccio partire intanto la presentazione e prima di iniziare mi presento brevemente. Allora, a parte ha già detto Marta le cose fondamentali, cioè io sono funzionario archeologo per la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andrea Trani, BAT sta per Barletta Andrea Trani e Foggia. Io nasco come archeologa preistorica e ho studiato all'Università di Genova e ho messo questa immagine sullo schermo, sulla pagina iniziale della presentazione, perché effettivamente questa immagine rappresenta il prima e il dopo nella mia vita, diciamo, da archeologa. Questa immagine rappresenta l'interno di Grotta Scaloria. Grotta Scaloria è un sito del Neolitico che si trova appunto a Manfredonia in provincia di Foggia. Io questo sito ho iniziato a conoscerlo quando studiavo all'Università di Genova durante il corso di paleontologia tenuto dal professor Tinè, che aveva scavato in questa grotta alla fine degli anni 70 e quindi avevo conosciuto questo sito. Poi successivamente all'inizio tra il 2007 e il 2009 mi è capitato con assistenti del professor Tinè, con altri studiosi dell'Università di Genova, di scendere a Manfredonia per lavorare su materiale appunto di questi scavi della fine degli anni 70. Quindi ho iniziato a frequentare la Puglia e in particolare Manfredonia. Dopodiché ho iniziato il dottorato di ricerca all'Università di Genova e ho studiato materiale proveniente da questa grotta. E poi, quindi, il filum che collegava Genova con la Puglia e soprattutto con la provincia di Foggia era molto forte, si è consolidato nel momento in cui ho fatto il concorso e al momento di scegliere una sede per il mio lavoro da funzionario. Devo dire che era esclusa la possibilità di scegliere Genova e allora ho scelto Foggia. Quindi in qualche modo poi il mio lavoro da archeologa mi ha portato a quello da funzionario in questa provincia. Provincia ricchissima, sia la provincia di Foggia che la provincia di Barletta Andrea Trani, ricchissima dal punto di vista archeologico, con un arco cronologico che va dal Paleolitico fino al tardo antico, il Medioevo, ovviamente pensate a tutti i castelli, all'epoca federiciana, eccetera. Quindi effettivamente è una zona ricchissima e anche una zona ricca di moltissime contraddizioni, sia per anche quello che si sente agli onori della cronaca, purtroppo, quindi con la presenza di organizzazioni mafiose, con problemi con i rifiuti, eccetera. Quindi sono due province molto complesse, ma molto, molto, molto importanti. Vi preannuncio che la prima parte, soprattutto di questa presentazione, diciamo, finalizzata a darvi un quadro più che altro normativo, perché sì che noi siamo dei funzionari archeologi, quindi dei funzionari tecnici cosiddetti, quindi abbiamo ovviamente tutta una serie di competenze che vengono utilizzate nel lavoro quotidiano. Però soprattutto quello che fa da scheletro al nostro lavoro è ovviamente tutto un apparato normativo abbastanza importante e che nel corso del Novecento e all'inizio dell'ultimo secolo ha ovviamente avuto anche un po' di cambiamenti piuttosto rapidi e piuttosto importanti. Quindi vi faccio semplicemente un rapidissimo excursus di quello che sono le principali fonti normative per lavorare come funzionario archeologo e poi guardando insieme a voi soprattutto l'ultima normativa, quella che è ancora in vigore dal 2004,
il cosiddetto codice dei beni culturali, vedremo all'interno delle norme quali sono effettivamente i compiti che spettano a un funzionario archeologo. Quindi ovviamente non vedremo tutto il codice, ma semplicemente le norme che sottintendono poi la partecipazione nel procedimento di un funzionario archeologo. Allora, semplicemente una carrellata veloce, quindi è importante ricordare come nel secolo scorso, ovviamente sono partita da già l'Italia unita, quindi è inutile parlare della legislazione preunitaria. Dobbiamo considerare che intanto i beni culturali facevano parte del Ministero dell'Istruzione, quindi non esisteva un ministero dedicato esclusivamente ai beni culturali. E a livello centrale esisteva una direzione generale degli scavi e dei monumenti, che quindi poi coordinava tutte le attività che si svolgevano sul territorio nazionale. A livello periferico però non c'era una figura con una specializzazione storico-archeologico, storico-artistica, architettonica, eccetera, ma a livello periferico avevamo il prefetto. Il prefetto che, voi sapete benissimo, tutt'oggi è un dipendente del Ministero dell'Interno, ma e quindi che funzione ha? Sostanzialmente ha una funzione di coordinamento con tutti i ministeri, quindi ovviamente non si dedicava esclusivamente al patrimonio culturale del luogo dove era stato inviato, ma aveva tutta una serie di cose da verificare, da ispezionare, perché comunque ricordiamoci che sempre aveva una funzione più che altro ispettiva e di controllo e di vigilanza, e di conseguenza non c'era a livello locale una figura di riferimento che avesse le competenze necessarie per poter controllare seriamente la situazione del patrimonio culturale. In questo periodo tenete conto che qui all'inizio del Novecento noi abbiamo però la nascita della figura dell'ispettore onorario. L'ispettore onorario è una figura molto importante, perché ancora adesso, entriamo già nel vivo di quello che è il lavoro di un funzionario, molto spesso le persone che vivono sul territorio, che conoscono, amano il proprio territorio, fanno richiesta per diventare ispettore onorario, e questa figura appunto nasce all'inizio del Novecento, proprio per in qualche modo invogliare le persone, soprattutto quelle che avevano ovviamente una conoscenza del territorio, una conoscenza del patrimonio culturale, a in qualche modo sostenere il lavoro del prefetto, che non poteva essere quotidianamente sul territorio e che quindi aveva bisogno, diciamo, della presenza di queste figure che aiutavano, coadiuvavano il lavoro del prefetto. Adesso il lavoro dell'ispettore onorario ovviamente è molto meno significativo rispetto a un tempo, perché in quel periodo, come vi dicevo, non c'era sul territorio la presenza di persone specializzate, mentre adesso tra le soprintendenze, che poi vedremo come funzionano, come sono organizzate, e molti specialisti, molti archeologi che lavorano in collaborazione con le soprintendenze, ovviamente questa figura tende ad avere un ruolo minore, però ancora adesso arrivano moltissime richieste in soprintendenza per fare l'ispettore onorario. È una carica che viene concessa su un territorio comunale, quindi si può essere ispettore onorario di un comune, non di un'intera regione, quindi si deve scegliere il comune nel quale si vuole, diciamo, esercitare, e poi a tutti gli effetti si diventa in qualche modo dei collaboratori della soprintendenza. Quindi ovviamente si può in qualche modo cercare di controllare che nel territorio non avvengano soprattutto abusi, scavi clandestini, eccetera. Questo era una piccola parentesi, perché non ho una slide dedicata all'ispettore onorario, però visto che è venuto adesso in mente pensando al prefetto, ve ne ho accennato. Poi la cosa più importante per i beni culturali sono le leggi del 1939. Tutti avete fatto sicuramente un corso di legislazione, quindi ovviamente non mi voglio soffermare su questo aspetto, però è importante considerare che per più di 60 anni le tre leggi del 1939, la 1089 sul patrimonio storico-artistico, archeologico, eccetera,
la 1497 sui beni paesaggistici e la 2006 sui beni archivistici sono rimaste per più di 60 anni la norma principale di riferimento per tutti coloro che operavano sul territorio a livello centrale, a livello periferico, sui beni culturali, paesaggistici e archivistici. Quindi è significativo considerare che in quell'epoca vengono realizzate queste leggi e poi per veramente più di 60 anni, dobbiamo aspettare il 1999 per arrivare poi alla successiva legislazione di riferimento. Ovviamente si tratta di leggi che hanno soprattutto, che tendono a dare soprattutto ai beni, alle cose, un valore estetico e quindi ovviamente è una concezione molto diversa da quella che abbiamo oggi e soprattutto era una normativa che per quanto fosse già all'avanguardia rispetto ovviamente alla totale assenza precedente, ovviamente aveva anche delle carenze e non era completamente esaustiva, quindi veniva lasciato troppo spazio all'interpretazione della norma, cosa che non è mai una buona norma, scusate il gioco di parole, perché come sapete quando in una legge ci sono dei buchi normativi evidenti, è lì che si infilano le interpretazioni ed è lì che poi diventa un problema la gestione delle questioni. Quindi per quanto riguarda i beni paesaggistici, che è importante ricordare, perché anche se io sono un funzionario archeologo, come vedremo, in realtà la mia competenza viene utilizzata e viene richiesta anche quando si tratta di pratiche di tipo paesaggistico. Quindi è importante tenere insieme le cose. Nel 39 le leggi sono separate, quindi abbiamo legge sui beni culturali 1089 e legge 1497 sui beni paesaggistici, che vengono suddivisi come bellezze di insieme o bellezze individue, quindi sempre con un valore soprattutto estetico, anche se inizia effettivamente a farsi spazio nella norma l'idea che ci sia comunque, soprattutto per i paesaggi, l'importanza della presenza umana, cioè il cambiamento del paesaggio anche in associazione all'interazione con l'uomo. Dopo il 1939, quindi finita la guerra, una cosa molto importante è che nella Costituzione che viene approntata e subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i beni culturali, la cultura, come vedete, e il paesaggio, il patrimonio storico-artistico, entrano a far parte della Costituzione, ma non della Costituzione in una qualche sua parte, ma proprio nei principi fondamentali. Questo è importantissimo, dobbiamo sempre ricordarlo, perché in questo modo, inserendo nell'articolo 9 il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, lo Stato si configura come uno Stato di cultura, quindi mette al centro dei suoi obiettivi, tra i suoi compiti essenziali, quindi la promozione dello sviluppo e dell'elevazione culturale della collettività, quindi nel cui quadro si inserisce come componente primaria la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio, e questo è fondamentale. Il problema è che questa è la Costituzione, quindi la Costituzione dava un indirizzo preciso a quelle che dovevano essere le norme che dovevano essere realizzate dal legislatore ordinario negli anni successivi all'introduzione della Costituzione. Cosa è successo? Che però ci siamo trovati di fronte, si sono trovati ovviamente, io non ero presente, ma si sono trovati i legislatori ordinari di fronte a delle scelte. Siamo nel dopoguerra, siamo nel periodo della ricostruzione, siamo nel periodo del boom economico e quindi cosa è successo? Che non è stata la legislazione ordinaria capace di seguire quello che era l'indicazione data dal principio fondamentale della Costituzione. Tant'è vero che negli anni subito dopo il dopoguerra, quelli che proprio noi identifichiamo con quelli della ricostruzione, pensate agli anni 50, 60, quindi pensate a tutte le periferie delle città, a tutte le costruzioni che si sono fatte nel dopoguerra, effettivamente l'aspetto di controllo sul territorio, soprattutto per quello che riguarda i beni paesaggistici, ma va da sé che nel momento in cui si costruisce qualcosa e quindi si fanno delle fondamenta, pensate anche al patrimonio archeologico, ovviamente è passato in secondo piano. Perché dal 1939 nessun tipo di norma era stata realizzata incentrata appunto sulla tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e quello paesaggistico.
Poi ovviamente abbiamo tutta una serie di tentativi di realizzazione di qualche norma più specifica su questo aspetto. Quindi negli anni 60 vengono costituite due commissioni, prima la commissione Franceschini, che non c'entra niente col nostro ministro attuale, poi la commissione Papaldo, che provano a sostanzialmente dare un indirizzo a quella che deve essere la normativa di tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico. Siamo negli anni 60 però, e quindi la strada è ancora lunga. Quindi poi ci sono una serie di piccoli interventi, quindi delle leggi che in qualche modo introducono degli aspetti, quindi sul centro storico per quanto riguarda la legislazione urbanistica, quindi i centri storici devono essere trattati diversamente rispetto al resto delle città, sia per quanto riguarda l'aspetto architettonico, nel sottosuolo, e cosa poi molto importante, nel 1975 finalmente abbiamo la creazione di un ministero dedicato esclusivamente ai beni culturali e ambientali. Quindi fino al 1975 ancora il patrimonio storico-culturale è incardinato nel Ministero dell'Istruzione, quindi dobbiamo aspettare il 1975 per avere un ministero che si concentri, che concentri le sue forze, gli indirizzi e la normativa solo ed esclusivamente sui beni culturali e ambientali. Altra cosa importante, tenete conto che con la Costituzione delle Regioni avviene anche un primo tentativo di attribuzioni per quello che riguarda la tutela. Quindi ci sono degli aspetti che vengono incardinati solo esclusivamente nella potestà dello Stato, quindi la tutela è uno di questi, mentre per la valorizzazione abbiamo la possibilità di una divisione dei compiti tra lo Stato, le regioni e gli altri enti locali. Poi vabbè, la legge Galasso riguarda soprattutto i beni paesaggistici, ma qui andiamo anche un po' più veloce. Ecco, arriviamo finalmente al 1997, quando il governo a questo punto è delegato per finalmente emanare un nuovo decreto legislativo che riveda sostanzialmente non solo le leggi del 1939, ma faccia proprie anche tutte le leggi che nel corso degli anni, di questi 60 anni, si erano avvicendate e avevano in qualche modo avevano dato, diciamo, nuovi impulsi al tema della tutela e della conservazione. Quindi nel 1999 esce il decreto legislativo 490, anche conosciuto come il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. A questo punto diventa questo l'unico testo di riferimento, quindi le leggi del 1939 sono abrogate perché vengono assorbite in qualche modo all'interno di questo testo unico, e quindi il testo di riferimento per tutti coloro che lavorano nel Ministero dei Beni Culturali e Ambientali diventa appunto il testo unico 490 del 99. Una cosa importante è che si era passato finalmente all'utilizzo del termine bene culturale. Quindi il bene culturale che cos'è nel nostro ordinamento giuridico? Perché noi dobbiamo sempre considerare una cosa: è molto difficile a volte, quando si lavora in soprintendenza, scindere quello che è l'archeologo da quello che è il funzionario. Perché va da sé che come archeologo, in tanti casi che poi magari vedremo nel corso della lezione, d'impulso ci si comporterebbe in un modo. Però invece quello che noi abbiamo dovuto imparare a fare, e che ancora sto imparando nonostante io sia funzionario da 3 anni e mezzo, però è un tempo ancora troppo breve per riuscire a scindere le mie due essenze, dobbiamo noi comportarci seguendo la normativa. Quindi un conto è quello che farebbe il cuore, la testa dell'archeologo, un conto è quello che effettivamente si può e si deve fare come funzionario, quindi sempre nel solco di quella che è la normativa, perché è l'unico strumento che noi abbiamo per muoverci. Quindi la definizione di bene culturale. Il bene culturale
sono tutti quei beni che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico e quelli che costituiscono una testimonianza avente valore di civiltà. Quindi in questo caso si supera l'aspetto estetico che si aveva nel 39 e si va invece verso un intento più storicistico, quindi più legato all'importanza che un determinato oggetto, un determinato monumento ha per la storia di una nazione, nel caso nostro ovviamente dell'Italia. Quindi questo l'abbiamo visto, la divisione delle competenze tra Stato e Regione, quindi la tutela è sempre nelle mani dello Stato. La valorizzazione e la fruizione invece sono una competenza che può essere attribuita di volta in volta allo Stato, alle Regioni, a seconda dei casi, mentre la tutela, questo è importantissimo perché tutto il codice lo ribadisce costantemente, la tutela invece compete solo ed esclusivamente allo Stato, quindi al Ministero dei Beni e dei Beni Culturali e Ambientali. Ovviamente non vi risparmio le precedenti 5 riforme del Ministero, perché allora dal 1975, quindi è un Ministero tutto sommato di recente formazione, ha già avuto diverse riforme. Penso che sia molto dovuto al fatto che altri ministeri siano più complicati da riorganizzare. Il Ministero dei Beni Culturali fondamentalmente crea meno problemi a chi deve riorganizzarlo, non a chi ci lavora, ovviamente. Quindi, quali sono le tappe però fondamentali a partire dal 2013 con la quinta riforma? Intanto il ritorno delle competenze in materia di turismo. Materia di turismo, che il turismo invece che era sempre stato incardinato al presidente del Consiglio, quindi era proprio una competenza che era attribuita alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente nel 2014, ecco che abbiamo la riforma Franceschini, tra il 2014 e il 2016, la prima riforma Franceschini, che è quella che ha stravolto completamente l'organizzazione del Ministero. Intanto sono create delle nuove direzioni generali, poi in una slide successiva ho uno schema di quello che è l'organizzazione del Ministero per farvi capire che abbiamo un'organizzazione piramidale, quindi come è costituita partendo dal centro, cioè dal ministro, dal centro più centro possibile, fino ad arrivare alle periferie dove siamo noi. Quindi nel 2014 con la riforma Franceschini abbiamo la creazione di nuove direzioni generali, educazione e ricerca, che si occupa sostanzialmente di tutto quello che riguarda anche i rapporti col Ministero dell'Istruzione, comunque tutto quello che serve per incentivare la ricerca ovviamente in ambito dei beni culturali e paesaggistici relativa al nostro Ministero, non ha niente a che vedere con il Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione, quindi sono due cose separate. E poi la Direzione Generale Musei, è questa la grande, grandissima novità di questa riforma, che ha creato e crea purtroppo a volte problemi nella gestione del territorio a livello periferico. Perché? Perché alla Direzione Generale Musei vengono assegnate tutte le collezioni nei musei o nei luoghi della cultura statali, quindi tutti quelli che sono musei, pinacoteche, qualsiasi parchi archeologici, eccetera, tutto quello che è di proprietà statale diventa parte della Direzione Generale Musei. E quindi anche quello che loro fanno, tutte le acquisizioni, i prestiti, le catalogazioni, la valorizzazione delle collezioni, dei siti archeologici, eccetera, togliendo quindi una parte del lavoro alle soprintendenze, perché prima i musei, soprattutto i musei archeologici, i parchi archeologici, erano in stretta collaborazione, facevano parte delle soprintendenze. Invece dividendo sostanzialmente questi due organi, abbiamo una serie di sovrapposizioni di competenze e a volte di non facile soluzione. Quindi arriva la T di turismo, ho banalizzato, scusate, con metti la T, togli la T, è una cosa che vuole essere buffa, ma è indice dell'instabilità di questo ministero.
quindi col 2013 e poi con il DPCM del 2014, il turismo effettivamente arriva nel Ministero dei Beni Culturali. Vengono create sempre nel 2014 le Corepacu. Cosa sono le Corepacu abbreviato? Sono commissioni regionali per il patrimonio culturale e sono degli organi periferici a livello regionale che servono, collegiali, che servono per organizzare sostanzialmente l'attività all'interno di una regione. Fanno parte delle Corepacu dirigenti, cioè i soprintendenti delle soprintendenze presenti sul territorio e i direttori delle direzioni regionali musei. Quindi si riuniscono periodicamente per discutere delle ovviamente questioni che hanno, che hanno competenza su più settori. Nel 2016 arriva l'altro pezzo della riforma Franceschini che di nuovo ha completamente stravolto il Ministero. Mentre prima esistevano sul territorio a livello periferico le soprintendenze per i beni architettonici, artistici e del paesaggio e le soprintendenze archeologiche, adesso le soprintendenze vengono fuse in un unico ufficio territoriale, che infatti si chiamano SABAP. Io vi ho detto che sono funzionario alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Questo da un certo punto di vista era l'obiettivo, era quello di snellire la pratica amministrativa, perché ovviamente una pratica che doveva passare prima per due separate soprintendenze, quindi vistata poi da due differenti dirigenti, in questo caso si riduce tutto a un'unica pratica con la firma di un unico dirigente. Quindi i funzionari devono imparare a collaborare. E vi assicuro che io sono entrata in soprintendenza a fine 2017, quindi dopo circa un anno e mezzo che era entrato in vigore questo decreto ministeriale, ma non è facile e non è facile ancora adesso lavorare soprattutto con gli architetti, perché chiaramente ognuno ha le proprie competenze, ognuno ha le proprie al proprio background, al proprio metodo di lavoro, e quindi diventa estremamente complicato. Però l'intento del legislatore era quello appunto di rendere più facile lo snellimento delle pratiche amministrative. Però effettivamente abbiamo un azzeramento nelle funzioni di tutela. Perché questo? Perché effettivamente, mentre prima il dirigente di una soprintendenza archeologica era un archeologo e il dirigente di una soprintendenza architettonica, paesaggistica, eccetera, era un architetto, in questo caso invece il dirigente può essere una qualsiasi figura incardinata nel ministero. Quindi a me è capitato, tra l'altro, in questi 3 anni e mezzo di cambiare 6 dirigenti e ho avuto architetti, archeologi, archivisti che chiaramente sono molto preparati sull'aspetto amministrativo, però quando si entra poi nello specifico, nel merito di ogni singola pratica, è evidente che un architetto nel campo archeologico ovviamente ha delle difficoltà, come un archeologo avrebbe difficoltà in campo paesaggistico o architettonico. Quindi questa riforma ha sicuramente creato moltissime polemiche all'epoca, ma continua a sollevarle nel corso degli anni, nonostante ormai sia in vigore da quasi 5 anni, perché è entrata in vigore poi a luglio, le soprintendenze sono nate poi a luglio del 2016. Come vedete però non si sta mai tranquilli nel Ministero dei Beni Culturali, e quindi io sono entrata nel 2017, quando era Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Nel 2018 la nuova riforma, una specie di riordino, non era una vera e propria riforma, fa togliere il turismo, quindi togli la T. E quindi siamo diventati Ministero per i Beni e le Attività Culturali, punto. Tenete conto di una cosa che può essere banale, può essere anche una cosa forse di poca importanza all'esterno, ma ogni volta che un ministero perde o acquista una competenza non può mantenere lo stesso nome di prima, quindi deve essere anche leggermente modificato. Questo è il motivo per cui appunto era a fine 2017 era Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nel 2018 diventa Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Quando nel 2019 invece riacquisisce, cambia ministro, perché abbiamo, nel 2018 c'era il ministro Bonisoli, nel 2019 ritorna Franceschini e quindi riacquisisce l'AT di turismo e allora diventa ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel 2021 l'ultima riforma fatta sempre dal ministro Franceschini, questa volta però ha tolto l'AT. Ma non solo ha tolto la T, facendone non più un organo all'interno di un altro ministero, ma creando un vero e proprio ministero del turismo. Questo con la volontà, dopo l'anno di pandemia, di cercare di concentrare le forze sull'argomento turismo e quindi creando una struttura organizzativa, amministrativa, centrale che si occupi solo ed esclusivamente di quello. E noi siamo diventati, avendo perso il turismo, ma dovendo cambiare nuovamente nome per perdita di competenza, è stato coniato Ministero della Cultura. Quindi, più semplicemente, il paesaggio e i beni culturali e ambientali, eccetera, sono stati eliminati, quindi si è tornato ad un concetto più ampio di cultura. Questo organigramma, che è datato 2020, quindi non recepisce ancora la normativa del 2021, solo per farvi vedere effettivamente come è organizzato il ministero. Quindi abbiamo il ministro in cima con i sottosegretari e poi ci sono alcuni organi che sono incardinati nell'ufficio centrale del ministro, quindi l'ufficio di diretta collaborazione del ministro, gli organi consultivi dove ci sono anche ovviamente tutti gli organi legislativi che si occupano anche delle questioni quando vengono fatti dei ricorsi al ministero, se ne occupa l'ufficio legislativo del ministro, il comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale con il quale collaboriamo e di cui poi vi parlerò e poi l'organismo indipendente di valutazione della performance, ma soprattutto c'è il segretariato generale che è l'organo di controllo principale centrale con 17 segretariati regionali, quindi uno per ogni regione. E poi abbiamo tutta una serie di direzioni generali, quella del turismo ovviamente dovete considerarla depennata perché il turismo è diventato un ministero a sé, io faccio parte della direzione generale archeologia, belle arti, paesaggio, che si a sua volta a livello centrale poi si divide in altri istituti periferici di cui fanno parte le soprintendenze archeologia, belle arti, paesaggio. Quindi quando noi ci muoviamo sostanzialmente abbiamo al di sopra il segretariato regionale, che è il nostro organo di superiormente presente, dopodiché la direzione generale archeologia, belle arti, paesaggio, poi il segretariato generale e poi il ministro. Quindi questa è l'organizzazione. Arriviamo a quello che in un manuale di preparazione al concorso viene indicato come il lavoro dell'archeologo, del funzionario archeologo. Come vedete, ora a parte non stiamo a leggere ogni singola riga, però è importante vedere come viene dato largo spazio alle attività di ricerca scientifica, allo studio, al restauro, alla progettazione, direzione di scavi, di interventi di restauro, di valorizzazione. Tenete conto che la valorizzazione, essendo stata separata la direzione generale musei, quindi i musei e tutti i parchi archeologici statali fanno parte delle direzioni regionali musei, il funzionario di soprintendenza la valorizzazione la può esercitare soprattutto con i musei civici, quindi con quella parte di musei che non competono alla direzione generale musei, allo Stato. Io spero di essere abbastanza chiara, mi rendo conto che sono un po' cavillose queste questioni, però è importante perché quando si entra a lavorare nel Ministero, io per prima, lo dicevo anche prima con Marta, quando ho fatto il concorso, ho studiato sui testi, quindi ho studiato diritto amministrativo, ho studiato diritto costituzionale, ho studiato l'organizzazione del ministero, eccetera. Però vi assicuro che non si è mai sufficientemente pronti
per quando si entra veramente a lavorare nel ministero. Perché se uno non è abituato a soprattutto questa strutturazione gerarchica molto rigida, dove le competenze dell'una o dell'altra parte sono ben definite a livello normativo, è molto complicato abituarsi. Ci vuole un po' di tempo, ovviamente bisogna essere anche fortunati ad avere, trovare dirigenti, colleghi che sappiano indirizzarti, sappiano comunque affiancarti nei primi mesi di lavoro. Per me sono stati tragici, anche se avevo dei colleghi splendidi, sono stati molto difficili i primi mesi, proprio perché era difficile da passare dal dottorato con un breve intramezzo a scuola, quindi come insegnante di scuola secondaria, essere catapultata nell'ambiente così veramente burocratico di un ministero. E credo che sia molto utile questa, spero che sia utile ovviamente, non so se è utile come la faccio io, però è molto utile che Marta abbia voluto farvi questa lezione, perché è possibile, è probabile, io non so quali siano i vostri obiettivi nella vita, non ho idea di quello che sarà la vostra vita, però tra le tante opzioni sicuramente ci può anche essere quella di diventare funzionario archeologo in una soprintendenza. E credo che sia utile per voi capire già adesso se questo tipo di mestiere vi potrebbe comunque piacere, potrebbe essere nelle vostre corde, perché non è detto, cioè non, io non voglio, non scoraggio nessuno e non incoraggio nessuno, cioè io sono molto soddisfatta di quello che faccio, però chiaramente bisogna essere consapevoli di quello che è poi il lavoro effettivo in una soprintendenza. Quindi qui nell'elenco loro mettevano tutta una serie di bellissime attività divulgative, eccetera, che poi vedremo esistono, non è che non esistono, però prima di arrivare, diciamo, all'aspetto più divertente, più piacevole, più soddisfacente del lavoro di funzionario archeologo, è bene che abbiate però chiaro che l'80% del lavoro che si fa è un lavoro soprattutto d'ufficio e soprattutto di grande attenzione alla normativa e alla burocrazia. Quindi soprattutto, quindi vedete che non sembra male visto così e non è male in realtà, però chiaramente ci sono delle differenze rispetto a quello che magari uno potrebbe aspettarsi. Arriviamo alla fine con l'ultima legge che vi dicevo, il decreto legislativo 42/2004, noto anche come codice Urbani dal ministro che lo ha proposto, il codice di riferimento per tutte le attività che noi facciamo. Quindi noi ci muoviamo sostanzialmente sempre all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio, cioè le nostre azioni sono motivate, trovano un riscontro perché c'è qualcosa scritto, c'è un articolo che le comprende nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo è molto importante, cioè quello che vi dicevo prima, un conto è l'archeologo, un conto è il funzionario. Il funzionario deve muoversi e agire solo secondo norme di legge, quindi non può andare a sentimento. Spesso il sentimento fortunatamente è supportato da una buona base normativa, ma altrimenti io sono con le mani legate, io certe cose, e è capitato spesso di avere discussioni con anche liberi professionisti, quindi altri archeologi come voi, ma anche con i privati, di avere degli scontri, perché immagino che noi siamo un po' dei supereroi, che il funzionario di soprintendenza può fare quello che vuole, arriva e decide di situazioni magari anche degradate, tragiche, eccetera. Invece la cosa importante che bisogna sempre ricordare è che noi ci possiamo muovere solo ed esclusivamente seguendo le norme di legge, punto. Non c'è nessun altro modo per poter agire nel campo della tutela o della valorizzazione dei beni culturali. Dobbiamo sempre muoverci seguendo le norme, che non è solo il codice, perché poi in realtà il codice si interseca ovviamente con tutto l'apparato normativo dello Stato italiano. Quindi dal 2004, dal 1 maggio 2004 è in vigore, sono state fatte delle modificazioni nel corso degli anni, ma il testo di base resta quello del 2004.
Allora, ovviamente questo velocemente, semplicemente per dirvi che comunque quello che interessa soprattutto il lavoro di un funzionario tecnico, oltre alle disposizioni generali che sono un po' come i principi fondamentali della Repubblica, quindi sono ovviamente delle basi solide da cui partire, quello che a noi interessa nello svolgimento del lavoro quotidiano sono soprattutto la seconda parte, che è quella che tratta dei beni culturali, e la terza parte che tratta i beni paesaggistici. Poi ovviamente le sanzioni sono l'ultima ratio, cioè proprio quando ovviamente il danno è fatto sostanzialmente, e poi le disposizioni transitorie che sono alla fine di ogni norma di legge. Qui ovviamente vado un po' veloce perché la distinzione tra beni culturali e beni paesaggistici, importante che adesso vengono definiti paesaggistici, quindi non più ambientali, perché l'ambiente è qualcosa che ha a che fare ovviamente con la qualità dell'aria, dell'acqua, della terra, eccetera, mentre il paesaggio ha quella sfumatura legata all'antropizzazione, quindi all'impatto che l'uomo ha avuto sul paesaggio, che ne fa una parte quindi del codice dei beni culturali e paesaggistici, seguendo anche le indicazioni delle convenzioni europee sul paesaggio, quindi delle carte europee. Una cosa importantissima, ricordate che in qualsiasi settore, e quindi anche nel settore dei beni culturali e paesaggistici, la legislazione italiana deve confrontarsi, ovviamente in qualche modo rimettersi alle legislazioni europee prima di tutto, e poi quelle e poi carte ovviamente anche dell'UNESCO che accomunano più paesi che sottoscrivono ovviamente queste carte e queste convenzioni. Quindi oltre alla legislazione italiana, che è quella fondamentale, chiaramente poi dobbiamo uniformarci anche sulla base di legislazioni europee, quella recente della Valletta per esempio sul patrimonio archeologico, quella sul patrimonio archeologico subacqueo e così via. Ce ne sono moltissime che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione quando esprimiamo dei pareri. Vabbè, questo andrei un po' avanti, anche perché poi mi farebbe piacere cercare di eventualmente interagire con voi se avete delle cose da chiedermi. Quindi una cosa importante è, intanto all'inizio quando parliamo dei beni culturali, è che cosa si intende per bene culturale. Intanto la distinzione tra beni e cose, perché i beni sono quelle cose, cioè i beni sono anche cose, ma sono quelle cose per le quali è stato accertato un interesse storico, archeologico, storico artistico, demoetno-antropologico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una volta che questo interesse è stato verificato ed è accertato, diventano beni culturali. Fino ad allora vengono definite cose. Quindi questo capisco che è una questione un po' di lana caprina sembra, però in realtà a livello normativo noi dobbiamo distinguere fra quello che è un bene culturale e quello che è una cosa. Che non vuol dire che le cose, cioè finché non viene accertato l'interesse, non vuol dire che noi non le tuteliamo o ce ne freghiamo, ma abbiamo degli strumenti normativi in più quando una cosa viene riconosciuta come bene. Spero di essermi spiegata. Cosa succede? Che tutto quello che appartiene allo Stato, sia come cose immobili che mobili, allo Stato, alle regioni, a tutti gli enti pubblici territoriali, quindi province, comuni, eccetera, eccetera, a enti o istituti pubblici o anche religiosi, a persone giuridiche private, quindi la proprietà privata, che presentano interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, diventano beni culturali solo ed esclusivamente dopo che è stata verificata, nel caso di cose pubbliche, o dichiarato l'interesse culturale nel caso di cose private. Quindi ci sono due procedimenti che il funzionario archeologo, nel caso di cose di interesse archeologico, deve fare. Quindi questi primi articoli del codice, dal 12 al 14, ci danno l'indicazione di base su come muoverci per verificare o dichiarare l'interesse culturale di una cosa.
Quindi questa è una delle prime, diciamo, importanti procedure che il funzionario deve seguire. Ed è il cosiddetto procedimento di vincolo, più semplicemente detto il procedimento di vincolo. In cosa consiste? Appunto, consiste in preparare tutta un'istruttoria, partendo ovviamente, se si parte da una cosa pubblica, quindi si fa una verifica, è più semplice perché ovviamente che sia proprietà del demanio dello Stato, che sia proprietà del demanio marittimo, del demanio non so, militare, piuttosto che di una provincia, di una regione, di un comune, è molto più semplice perché ovviamente non mi è mai capitato che un ente pubblico abbia problemi a veder verificato l'interesse culturale di un bene di una cosa di sua proprietà. Altro discorso è quando si ha a che fare con i privati, che è la stragrande maggioranza delle volte in cui noi iniziamo un procedimento di vincolo. Perché? Perché ovviamente se un privato possiede un terreno, ora nel caso parliamo strettamente di archeologia, se possiede una particella, un terreno all'interno del quale è presente un bene archeologico, una cosa di interesse archeologico, può essere una struttura in elevato, può essere anche semplicemente che noi sappiamo, come nel caso di Grotta Scaloria, è al di sotto del piano di campagna, quindi uno che va in prossimità dell'area vede un campo e non vede assolutamente niente, quindi è al di sotto. Però cosa succede? Che se questa cosa non è dichiarata di interesse culturale, quindi non viene apposto il vincolo su quel terreno specifico, il proprietario intanto può fare sostanzialmente non proprio quello che vuole, però ha molto più margine di azione su quel terreno, perché chiaramente è di sua proprietà e quindi se vuole venderlo, se vuole costruire, se vuole fare qualsiasi tipo di intervento, chiaramente deve, per tutta un'altra serie di normative, probabilmente potrebbe dover chiedere il nostro intervento, il nostro parere, ma in molti casi potrebbe anche non averne bisogno e di conseguenza la cosa di interesse archeologico potrebbe in qualche modo essere danneggiata. Ecco perché vi dico che un conto è l'archeologo, la passione, l'amore e il trasporto verso il bene archeologico, verso l'archeologia. Un conto è cosa io posso fare, cioè io come funzionario, se il proprietario il privato che detiene un oggetto o piuttosto ha un terreno nel quale io so che ci sono dei potenziali rischi archeologici, ma quel terreno non è vincolato, quindi non ha la dichiarazione di interesse culturale, in quel caso io ho le mani un po' più legate nell'intervenire nella tutela. Quindi è importante fare questi procedimenti di vincolo, farne il più possibile. Però qual è il problema? Che i privati possono fare ricorso, perché chiaramente nel momento in cui noi iniziamo un procedimento di vincolo, dobbiamo notificare l'inizio del procedimento al proprietario, che ha tempo per verificare quello che noi abbiamo inviato, quindi tutta l'istruttoria che noi facciamo, quindi l'istruttoria è un'istruttoria tecnica, quindi ovviamente deve essere fatto un sopralluogo, devono essere fatte delle piante, devono essere fatti dei rilievi, bisogna avere tutta una solida base di conoscenza dell'area per poi chiedere che venga dichiarato l'interesse culturale. Quindi ovviamente noi come funzionari, vedete come nella slide, funzionario competente per territorio, quindi a seconda si tratti di un bene architettonico ci sarà il funzionario architetto, se è un oggetto storico-artistico se ne occupa il funzionario storico dell'arte, se è un oggetto piuttosto che ovviamente i vincoli normalmente si fanno alle aree, quindi se è un'area di interesse archeologico sarà il funzionario archeologo che inizia l'istruttoria. Quindi il funzionario archeologo deve raccogliere tutti questi dati, quindi la proprietà, le particelle, indicare le particelle, avere una base cartografica, una relazione dettagliata sull'area e poi notificare al proprietario, che come vi dicevo può nell'arco di 30 giorni fare le sue rimostranze, quindi
chiedere eventualmente spiegazioni per questo procedimento. Dopodiché noi inviamo tutto l'incartamento del vincolo alla Corepacu, cioè alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, che valuta i vari procedimenti di vincolo e, se è tutto a posto, viene tutto inviato alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dove poi verrà definitivamente preso la decisione se quell'area vale o meno la dichiarazione di interesse culturale, e quindi viene emanato il decreto da parte del direttore generale. Quindi questo è un caso abbastanza frequente. Il problema è che non si fanno mai tanti vincoli quanti se ne vorrebbe, nel senso che da quando io sono in soprintendenza, in realtà nei miei territori ne ho fatto solo uno. Ad esempio questo. Siamo ad Apricena, siamo in una cava, la cava dell'erba, ma non la cava dove scava Marta. Qui sono stati rinvenute delle impronte di dinosauro studiate dal professor Morsilli della vostra università, quindi hanno portato poi nel corso del tempo alla decisione di vincolare la superficie. Quindi siamo riusciti, con non senza fatica, però insomma poi a un certo punto il proprietario ci è venuto incontro e ha capito che non aveva, diciamo, molte possibilità, e quindi la superficie che voi vedete nella foto, sono foto mie, non sono foto bellissime, ma è un sito ancora diciamo in qualche modo non pubblico, non pubblicato, quindi ci tengo a sottolineare che è stata solo di immagini fatte da me, però vi dicevo, alla fine siamo riusciti a vincolare l'area, e in questo modo l'attività estrattiva in questa parte della cava ovviamente non sarà più possibile. Quindi pensate anche effettivamente che tante volte, quando si fanno questi procedimenti, c'è il rischio che la parte diciamo lesa, cioè il proprietario, effettivamente ne abbia un danno di tipo economico, perché una cava che non può essere cavata è una cava assolutamente inutile dal punto di vista economico. Però in questo caso fortunatamente è andato a buon fine. In realtà ci sono moltissime altre aree del Gargano. Io non vi ho detto che come funzionario ho come territorio di competenza tutto il Gargano, le isole Tremiti, il comune di Foggia e alcuni comuni del subappennino Daunio. Nel Gargano io vorrei moltissimo, è già vincolata la miniera della Defensola A, quindi la miniera di Selce, importantissima. In realtà il comprensorio minerario che va da Mattinata, Vieste, Peschici, ha altri punti importanti, però è molto difficile per la frammentazione dei proprietari, quindi tante volte è difficile perché ovviamente tutti i proprietari devono essere rintracciabili e rintracciati per poter dare l'avvio al procedimento di vincolo. Quindi questo, mi riprometto sempre di vincolare anche le altre miniere della Defensola, Defensola B e C soprattutto, sempre in agro del comune di Vieste. E poi altri siti sparsi qua e là. Ma piano piano, è che questi sono procedimenti che portano via molto tempo e spesso, soprattutto per la raccolta dell'istruttoria, per la raccolta dei dati. Ora, nel caso specifico delle impronte, vi dicevo, la relazione tecnica è stata fatta proprio dal professor Morsilli, anche perché io non ho competenze paleontologiche, quindi ovviamente la relazione l'ha fatta lui. Però in caso di ovviamente siti archeologici, invece l'istruttoria aspetta me. E come vedrete, sono talmente tante le attività del funzionario archeologo che spesso i vincoli, proprio perché non hanno un'urgenza, non hanno una scadenza di legge, sì, ce l'hanno nel momento in cui avviamo il procedimento, perché tutto ha dei termini di legge, però finché non avviamo il procedimento non c'è fretta, quindi tuteliamo cercando di evitare che i privati facciano danni. Però insomma, l'istituto del vincolo è sicuramente l'arma migliore che abbiamo per tutelare.
Poi, una cosa importante, il codice ci dice anche con l'articolo 20, ah, una cosa importante, l'articolo 19, faccio questo breve, questa brevissima parentesi, l'ispezione. Allora, i funzionari, cioè il soprintendente e i funzionari tecnici, possono in qualsiasi momento fare ispezioni su cantieri, su aree di scavo, eccetera, o se hanno avuto una segnalazione anche in aree private, sempre però con un preavviso. Quindi devono avere almeno 5 giorni di preavviso, i proprietari o il capocantiere, eccetera, eccetera. Non possiamo ovviamente arrivare così perché non siamo forze di polizia, quindi non arriviamo così dal niente, ma dobbiamo in qualche modo preavvisare. Solo in casi di estrema urgenza possiamo annullare il preavviso, quindi azzerare completamente i 5 giorni di preavviso, altrimenti abbiamo comunque l'obbligo di avvisare il proprietario del fatto che faremo un'ispezione. L'articolo 20 e 21 sono molto importanti perché sono quelli su cui ci muoviamo quotidianamente. L'articolo 20 indica quelli che sono gli interventi assolutamente vietati sui beni culturali, quindi su tutti quelli, cose, immobili, mobili, eccetera, per cui è avvenuta la verifica o la dichiarazione, cioè per tutte le cose, immobili o mobili, vincolate. Quindi solo ed esclusivamente in questo caso l'articolo 20 e 21 entrano in gioco. Quindi noi, quando ci arrivano delle pratiche che richiedono l'autorizzazione per interventi su beni immobili o beni mobili vincolati, quindi che hanno avuto la dichiarazione o la verifica di interesse culturale, noi attiviamo l'articolo 21, cioè l'autorizzazione per questo tipo di procedure. Sono procedure che hanno un termine di legge molto ampio, perché noi abbiamo 120 giorni per rispondere a queste procedure, e questo è un grossissimo problema che solitamente si ha con poi i committenti, che solitamente spesso sono o privati o i comuni, che devono fare dei lavori su edifici che hanno comunque un vincolo, eccetera, perché non tengono spesso conto, quando inviano le pratiche, di questi 120 giorni, quindi iniziano a tempestarci di telefonate per avere il prima possibile l'autorizzazione. Però la legge dice che noi abbiamo 120 giorni per il rilascio del parere. Importante poi sono tutte gli articoli 22, 23, 24 ovviamente articolano queste autorizzazioni. Importante è anche l'articolo 25, cioè la conferenza di servizi. Cos'è una conferenza di servizi? È un istituto della legislazione italiana che tende alla semplificazione, ovvero per cercare di snellire anche in questo caso per snellire la pratica amministrativa, quindi per fare in modo che vengano acquisiti i pareri da parte delle varie pubbliche amministrazioni coinvolte, che possono essere in certi procedimenti, pensate, possono essere le regioni, la provincia, i comuni, la soprintendenza, poi addirittura su progetti che vanno oltre la regione e quindi sono interregionali, ovviamente, ecco, sono coinvolti anche proprio direttamente i ministeri, quindi per cercare di raccogliere, e poi tutta una serie di enti, perché ci può essere per certi interventi ci può essere bisogno del parere dell'ARPA, quello del WWF, quindi a seconda delle zone dove si interviene ovviamente i pareri sono tantissimi, sono molteplici, quindi per evitare che ci si perda troppo tempo nel mandare, nell'aspettare che ogni singolo ente coinvolto rilasci il proprio parere, vengono organizzate e questo a partire dalla legge 241/90, che è la legge sul procedimento amministrativo, che è il pane quotidiano di ogni lavoratore del ministero, quindi anche del funzionario archeologo, ahimè, lo dico perché ovviamente tutto avrei pensato nella vita che iniziare a citare leggi, codici, eccetera. Comunque, la conferenza di servizi è in quel momento in cui ci si riunisce o in presenza o si fa sincrona o asincrona, non importa, o comunque si, in questo momento ovviamente si fanno prevalentemente online, in cui si riuniscono, vengono convocati tutti gli enti che sono coinvolti al rilascio del parere
per appunto rilasciare il parere. Nel nostro caso possiamo anche non partecipare e inviare il parere solo se il parere è favorevole. Nel caso in cui il parere fosse non favorevole, fosse negativo, dobbiamo partecipare obbligatoriamente perché dobbiamo motivare il dissenso, quindi perché stiamo dando un parere negativo. Quando si tratta di, quindi quando poi vengono raccolti tutti i pareri, in realtà funziona un po' che si va a maggioranza, quindi ovviamente se i pareri favorevoli sono in maggioranza, la conferenza di servizi si conclude positivamente, tranne che nei casi in cui ovviamente l'argomento trattato abbia una particolare ricaduta sul paesaggio o sui beni culturali. In quel caso il parere nostro vale un po' di più, quindi non è detto che ci si avvalga insomma sempre dell'istituto della maggioranza, perché a seconda dell'argomento della conferenza di servizi il parere della soprintendenza piuttosto che del Ministero della Cultura ha un certo peso rispetto agli altri pareri. Quindi questo, e devo dirvi che ormai le conferenze di servizi, non vi dico che ne abbiamo una al giorno, alla quale poi però non sempre partecipiamo, perché poi in realtà non se ne fa una, quindi c'è quella preliminare, eccetera, eccetera, quindi non sempre partecipiamo, molto spesso quando il parere è favorevole tendiamo a inviarlo senza partecipare direttamente, ma è importante partecipare soprattutto per quello che riguarda tutti quelli che sono le progettazioni in campo in ambito di energie rinnovabili. Voi adesso sapete benissimo che è stato creato questo nel cambiamento di inizio anno è stato creato questo Ministero della Transizione Ecologica, quindi un Ministero dell'Ambiente in qualche modo rivisitato con questo nome. Io non so dirvi quante pratiche arrivano quotidianamente su impianti eolici e fotovoltaici da valutare. Credo che il territorio di Foggia, la piana del Tavoliere, sia in assoluto, e anche un po' il subappennino Dauno, siano tra le zone in Italia più adatte da un certo punto di vista, perché il vento c'è, il sole c'è, quindi effettivamente siano particolarmente aree adatte all'impianto di queste strutture. Però anche molto martoriato dal punto di vista paesaggistico. Dal punto di vista archeologico noi abbiamo da una parte la possibilità con queste grandi opere di rinvenire moltissime informazioni sulla stratigrafia e la storia del territorio, però chiaramente il danno è abbastanza consistente a livello soprattutto paesaggistico. A livello archeologico, intervenendo con quello che poi vedremo adesso, riusciamo a tamponare, però è una situazione sempre molto complessa e vi dicevo davvero in questo periodo, ora ancora di più con questo Ministero della Transizione Economica, arrivano una marea di avvio di procedimenti di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione unica relativi a ambienti di relativi a impianti di energie rinnovabili. Quindi anche le valutazioni di impatto ambientale, che sono delle procedure per le quali soprattutto sono gli architetti coinvolti, perché ovviamente il paesaggio è competenza dell'architetto, però abbiamo anche la possibilità di intervenire per quello che riguarda gli interventi nel sottosuolo. Importantissimo è l'articolo 28. L'articolo 28 è uno strumento di controllo e anche un po' coercitivo che abbiamo nell'ordinamento del nostro codice. L'articolo 28, che appunto recita misure cautelari e preventive. Cosa vuol dire? Vuol dire che il soprintendente, ovviamente informato dal funzionario, tenete conto che nel codice viene sempre detto il soprintendente, in realtà poi l'istruttoria della pratica la fa il funzionario tecnico di riferimento, poi il soprintendente chiaramente avvalla l'istruttoria e appone la sua firma, però tutto quello che viene fatto poi dai funzionari,
ovviamente consultando il soprintendente, però tutto lo svolgimento della pratica, della procedura è fatta dal funzionario tecnico che poi condivide e fa firmare al dirigente. L'articolo 28 è importante perché la sospensione di tutte quelle cose che abbiamo visto prima, cioè di tutte le autorizzazioni. Perché? Perché nel momento in cui ci si rende conto che vengono fatti dei lavori difformi rispetto all'autorizzazione, cioè io ti autorizzo a fare una cosa, poi vengo a fare l'ispezione e tu ne stai facendo un'altra che io non ti ho autorizzato. Quindi questa è la difformità dall'autorizzazione. Oppure nel caso di interventi su beni culturali, quando non è ancora intervenuta la verifica o la dichiarazione, cioè io c'è c'è una cosa, come abbiamo detto prima, che non è stata ancora verificata o dichiarata, ma per la quale io so che vale la pena apporre un vincolo, se tu stai facendo dei lavori in quel non autorizzati su quel quasi bene, diciamo, io ti intersospendo i lavori. Ovviamente la sospensione lavori è un atto piuttosto forte da parte di un soprintendente, quindi solitamente quando si trovano situazioni di in qualche modo difformità rispetto alla normativa, si cerca di trovare un accordo con i committenti, con i proprietari, eccetera, per risolverla in brevissimo tempo. Se questo accordo non è possibile, interviene comunque il fermo lavori, il cosiddetto fermo lavori. Per quanto riguarda i lavori pubblici, gli archeologi hanno una grandissima possibilità, che è quella dell'archeologia preventiva. Quindi esco un attimo dal codice dei beni culturali per entrare nel codice degli appalti, il decreto legislativo 50/2016. Un codice ovviamente ricchissimo di norme che regolano qualsiasi tipo di appalto, ma quello che interessa a noi, facendo proprio riferimento, come vedete, all'articolo 28 del codice dei beni culturali, l'articolo 25 è quello che proprio porta il titolo archeologia preventiva ed è sostanzialmente quello che veniamo ad utilizzare quasi quotidianamente. Perché? Perché l'archeologia preventiva ci permette, soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche, perché in realtà nel campo di progetti privati l'archeologia preventiva non sarebbe di utilizzo così preciso, però in qualche modo la facciamo rientrare spesso anche in interventi privati. Però per quanto riguarda le grandi opere pubbliche, soprattutto le opere a rete, quindi pensate alle ferrovie, pensate alle telecomunicazioni, quindi ai tralicci, pensate a metanodotti, gasdotti, eccetera, interviene l'archeologia preventiva. Cosa succede? Che prima di, diciamo che una procedura perfetta di archeologia preventiva vorrebbe che la stazione appaltante, cioè chi deve realizzare il progetto, trasmettesse in soprintendenza una copia del progetto di fattibilità o uno stralcio che sia utile ovviamente per la valutazione archeologica. Quindi con anche una serie di indagini geologiche già fatte, quindi prospezioni eventualmente, archeologiche preliminari, quindi la redazione per esempio della valutazione archeologica del rischio, la cosiddetta VIARC, con particolare ovviamente attenzione all'edito, quindi tutto quello che si trova già pubblicato, oppure ai dati di archivio presenti nelle nostre soprintendenze, o in alcuni casi abbiamo anche la presenza di carte di beni culturali che sono online, quindi reperibili, eccetera. Ricognizioni, quindi devono essere fatte delle ricognizioni sul territorio nell'ambito dei terreni che comprendono insomma le aree a progetto, e quindi e anche uno studio ovviamente delle fotointerpretazioni, quindi anche tutto uno studio del fotointerpretativo. Quindi tutto questo mappazzo di roba dovrebbe arrivare in soprintendenza per avere una valutazione appunto preliminare sul progetto.
A questo punto cosa possiamo fare noi? Ovviamente possiamo richiedere, come vedete la norma dice entro 30 giorni, quindi abbiamo ovviamente dei tempi ristretti anche noi rispetto al ricevimento del progetto, possiamo attivare gli articoli, i commi successivi dall'8 in poi, che appunto richiedono vari livelli successivi di intervento. Se invece non è il caso, non ci sono problemi di nessun tipo, è tutto chiaro rispetto a quello che viene fornito dalla stazione appaltante, quindi si conclude, oppure se si conclude con esito negativo, tutto quello che avviene, vedremo nella slide successiva, solo ed esclusivamente se ci sono delle informazioni in più che vengono a crearsi durante l'esecuzione del progetto nel corso dei lavori, la soprintendenza, quindi il soprintendente, può intervenire chiedendo ulteriori indagini. Cosa dice il comma 8 di questo articolo 25? Abbiamo la possibilità di affrontare una progettazione in fase preliminare con dei livelli progressivi, ovvero possiamo chiedere innanzitutto dei carotaggi, quindi un primo approfondimento sulle aree dove deve realizzarsi il progetto. Ovviamente per poter proseguire, come vedete, alla fase successiva, l'esecuzione del passaggio alla fase successiva è subordinata ovviamente all'emersione di dati significativi dal punto di vista archeologico, perché se ovviamente io faccio i carotaggi e non esce niente, difficilmente posso chiedere che vengano fatte prospezioni geofisiche, geochimiche aggiuntive, e a maggior ragione ancora più difficile che io possa chiedere dei saggi archeologici o dei sondaggi di scavo. Quindi ovviamente deve essere fatto tutto per gradi. Se ovviamente arrivano delle informazioni anche dai carotaggi, dalle prospezioni, eccetera, a quel punto si possono chiedere i saggi preliminari. Saggi preliminari che sono utili perché nel momento in cui si verifica la presenza, la sussistenza di qualcosa di archeologico, a questo punto può anche essere aperto un tavolo tecnico con la stazione appaltante e pensare, a seconda ovviamente dell'importanza del ritrovamento, anche una variazione del progetto. Ecco perché l'archeologia preventiva è estremamente importante in fase di fattibilità e soprattutto in fase preliminare. Quando arrivano già i progetti definitivi è molto difficile, anche quando si trovano delle presenze archeologiche, far modificare il progetto. Quindi è un consiglio che viene dato, questo articolo è stato proprio inserito nel codice appalti per aiutare le soprintendenze, ma soprattutto per impedire che durante i lavori, quindi in corso d'opera, ci fossero delle problematiche. Quindi è ovviamente importante che le stazioni appaltanti e i committenti si rendano conto che l'archeologia preventiva va a loro vantaggio, perché nel momento in cui, perché un conto è chiederti di modificare un progetto prima ancora che tu metta in opera tutta la macchina di esecuzione dei lavori, un conto è se io ti blocco i lavori nel mentre, quindi mentre tu stai realizzando l'opera. Quindi è sempre importante che si capisca quanto è importante l'archeologia preventiva, anche se purtroppo spesso politicamente c'è qualcuno che esce fuori minimizzando l'importanza di questa norma e soprattutto pensando che vada a discapito delle progettazioni, dei lavori, della ricostruzione, anche della ripartenza economica, queste parole che si sentono spesso. In realtà è tutto il contrario, cioè l'archeologia preventiva è pensata per impedire che ci siano perdite economiche a monte, quindi per fare tutto prima. Quindi ora vedo che mi sono un po' dilungata, quindi visto che devo fare ancora vedere un sacco di cose, cerco di andare più velocemente eventualmente, poi ne parliamo poi dopo. Quindi ovviamente a seconda di quello che sono le risultanze di questi saggi, abbiamo la possibilità di tre risultati. Uno in cui il contesto viene esaurito con lo scavo stratigrafico, quindi sì, ho trovato delle evidenze, sono state scavate fino ad arrivare allo sterile, basta, quindi l'esigenza di tutela è completamente esaurita. Oppure può verificarsi il caso B, quindi ci possono essere contesti che
che ovviamente non evidenziano reperti leggibili come complesso unitario, quindi non ho potuto scavarlo, esaurire la conoscenza di quel contesto, per i quali però è possibile uno dei seguenti casi, o il reinterro, quindi semplicemente lo reinterro, l'opera magari non danneggia direttamente quella parte, quindi io so che c'è, l'ho rilevata, reinterro e basta. Oppure, se è possibile, la cosa più comoda sarebbe lo smontaggio e il rimontaggio in un'area specifica, che può essere all'interno di un museo, un parco archeologico, eccetera. Quindi in un'area ovviamente diversa da dove è stato rinvenuto. Oppure il caso limite, che è quello ovviamente che spaventa moltissimo la committenza, però a volte succede, complessi la cui conservazione non può essere assicurata se non in situ, cioè dove è stato rinvenuto e contestualizzato. Quindi in quel caso quelle aree diventano poi delle aree che restano aperte e vengono musealizzate in loco. Quindi è ovviamente un caso limite, però è uno dei casi che si può verificare. Ovviamente, come dico sempre quando mi vengono a parlare i responsabili di queste ditte di fotovoltaico, eolico, private, eccetera, noi non abbiamo la palla di cristallo, cioè noi non possiamo in linea generale dire cosa c'è, cosa non c'è, in base a quello che è sulla superficie, in base alle fotointerpretazioni, in base ai dati d'archivio, ma poi lo sapete benissimo anche voi che nel sottosuolo noi non ci siamo, quindi le sorprese possono essere molteplici, però ripeto, l'archeologia preventiva è estremamente importante. Vi ho portato un caso che ho seguito sul finale in realtà, perché tutta la fase iniziale, quindi di progettazione, di fattibilità, la VR, eccetera, erano state fatte prima che io arrivassi a Foggia. Come vedete, abbiamo questa la città di Foggia, tutti questi segni che vedete, questi cerchiolini con le sbarre, sono delle indicazioni di villaggi individuati da Jones con la fotografia aerea. Quindi siamo ovviamente nella seconda metà del Novecento. In questo punto, dove vedete questa freccia, doveva essere realizzata tutta una bretella che collega le parti esterne, diciamo, della città di Foggia con l'area dell'aeroporto, che tra l'altro è stato di recente ampliato con allungamento della pista e quindi ovviamente serviva anche tutta una viabilità di servizio intorno all'aeroporto. In quest'area, quindi, vedete che sono state fatte, questa è la bretella, in quest'area la foto aerea aveva segnalato la presenza di un probabile insediamento neolitico, uno dei cosiddetti villaggi trincerati del tavoliere. No? Quindi queste sono nella VIARC, sono alcune delle evidenze che erano venute fuori, anche ovviamente la cinturiazione piuttosto che la viabilità antica, quindi tutta una serie di elementi che hanno comunque fatto porre l'attenzione su questo tracciato e soprattutto, appunto, vi dicevo, questa zona, la località cosiddetta Manfredini. Questo è quello che è venuto fuori dalla fotografia, in parte dalla fotografia aerea, confermato da questa immagine che sono le indagini magnetometriche. Quindi nel 2016, quindi vi dicevo precedente al mio arrivo, il funzionario che mi precedeva per il comune di Foggia richiede delle prospezioni geofisiche, delle indagini magnetometriche, per vedere se quello che veniva fuori dalla fotografia aerea era effettivamente possibile da rintracciare. Questo è il tracciato della via, quindi c'è la strada, il cosiddetto orbitale, deve passare esattamente sopra a queste evidenze. E le prospezioni hanno confermato sostanzialmente le indagini, le immagini da fotografia aerea. Quindi cosa è successo? Il passo successivo è stato quello di chiedere uno scotico preventivo preliminare in quest'area per vedere che cosa usciva fuori. Quindi vedete che sono state segnalate una serie di strutture più o meno evidenti, ora vi faccio vedere velocemente, però sul terreno si leggono molto bene poi soprattutto queste buche, questi pozzetti, poi si sono rivelati in alcuni casi dei forni, in alcuni casi del concotto, abbiamo comunque, ci sono tutta una serie di indagini. E quindi successivamente all'immagine magnetometrica, vedete in rosso, sono state sovrapposte le strutture rinvenute con le fasi di pulizia, solo con lo scotico.
Quindi cosa è stato fatto? È stato fatto un progetto di scavo, che è stato bandito dal comune di Foggia, quindi assegnato, e a gennaio sono, questo è un po' di materiale che è venuto fuori dal, solo dallo scotico, quindi che lo inquadra perfettamente nelle fasi finali del Neolitico antico. Per chi non lo sapesse, sono questa ceramica impressa, le fasi finali del Neolitico antico sono la fase di masseria alla quercia e l'agnano da piede, masseria alla quercia. E questi sono alcuni dei reperti. Quindi sono iniziati gli scavi quest'anno, all'inizio di gennaio, anzi in realtà febbraio a causa delle piogge, e ulteriormente abbiamo approfondito la conoscenza di altre strutture e sarà necessario adesso continuare a scavare perché in realtà sono venute fuori ulteriori strutture. Quindi questo è però per farvi vedere in maniera virtuosa quando tutte le fasi dell'archeologia preventiva vengono applicate. In questo caso purtroppo il progetto era stato comunque approvato, quindi la strada di qua passerà, quindi si dovrà arrivare a raggiungere la fine dello scavo delle strutture, arrivare allo sterile, ma la strada comunque, il tracciato dagli altri due lati è stata già realizzata, quindi non possiamo neanche allargarci in queste direzioni, quindi ovviamente lo scavo resta limitato a quest'area. Purtroppo bisogna anche cercare dei compromessi. Vado veloce perché veramente mi sto rendendo conto che mi sono persa tantissimo e non pensavo di parlare così tanto. Comunque ci sono poi tutta una serie di controlli che noi dobbiamo fare, ovviamente stare attenti che i proprietari di beni vincolati non li danneggino, quindi ovviamente dobbiamo verificare che siano tenuti in ottimo stato, altrimenti dobbiamo arrivare all'articolo 32, che di nuovo è una norma che non si applica particolarmente volentieri perché è un l'obbligo conservativo imposto, quindi quando si obbliga il proprietario a pagare per il restauro, la conservazione. Quindi sono sempre strumenti di legge che noi abbiamo, ma che sono un po' forti, quindi si cerca sempre di evitare di arrivare al punto di obbligare il proprietario all'intervento, quindi si cercano sempre delle strade alternative. Un'altra cosa importante del lavoro del funzionario è le autorizzazioni per quanto riguarda le mostre o le esposizioni, quindi il deposito dei materiali o l'autorizzazione per mostre in Italia e all'estero. Sono procedure diverse, a seconda ovviamente che la mostra sia in Italia o all'estero. Nel caso di mostre in territorio nazionale e se si tratta di oggetti non particolarmente importanti o comunque che non rischiano di danneggiare in qualche modo le collezioni presenti sul territorio, può essere anche, quindi anche per oggetti di piccole dimensioni, eccetera, può essere direttamente la soprintendenza ad autorizzare queste mostre. Diversamente, se si tratta invece di oggetti di una certa dimensione, di oggetti particolarmente di pregio, o per depositi invece di intere collezioni per l'apertura, ad esempio, dei musei civici, in questo caso noi prepariamo tutta l'istruttoria, quindi prepariamo di nuovo tutti gli incartamenti necessari, esprimiamo un nostro parere, che di solitamente è già accordato con gli enti che aprono la mostra piuttosto che un museo, quindi c'è già tutto un lavoro dietro, quindi accordiamo il nostro parere favorevole, però tutto viene demandato alla direzione generale, quindi poi sarà la direzione generale che deciderà se la documentazione è coerente, se la documentazione è completa o chiede eventualmente delle integrazioni e poi si può partire con la consegna del materiale o per mostra temporanea o per deposito. Nel caso di collezioni permanenti. Si parla sempre di deposito temporaneo, anche se poi molto spesso i materiali che vengono dati per l'allestimento dei musei civici restano nella disponibilità di questi musei civici, però il deposito per sua natura è comunque sempre vincolato a degli anni, quindi a una definizione di anni che può essere rinnovata
ma comunque solitamente vengono lasciati, a meno che ovviamente non ci si accorga sempre in fase ispettiva che non vengono rispettate le norme di sicurezza, non viene rispettate l'ambientazione adatta per la conservazione dei materiali, eccetera, eccetera, a quel punto possiamo decidere di togliere il deposito al comune, all'ente che lo ha richiesto e riprenderci i materiali. Quindi comunque abbiamo sempre come strumento quello di in qualche modo intervenire anche abbastanza con forza, però si cerca sempre comunque un tentativo di diplomazia, no? Tanto più con gli altri enti pubblici, ora si cerca di collaborare per la tutela, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio, quindi ovviamente si cerca di scontrarsi il minor numero di volte possibile. A volte non è possibile, ma nella stragrande maggioranza dei casi si fa e si deve fare. Una cosa importante, tenete conto che ad esempio una questione, avevo detto a Marta di non mettere il logo del ministero, perché in realtà nella locandina, perché in realtà il logo del ministero è uno di quelli che spesso viene utilizzato impropriamente, però in realtà il logo del ministero può essere concesso solo dal ministro e viene concesso quando si tratta di mostre o avvenimenti, manifestazioni che hanno effettivamente un valore importante dal punto di vista culturale, hanno un richiamo anche particolare, che credo che il ministro non avrebbe perso tempo a dare il logo per questo intervento, però nel senso era semplicemente una questione formale, visto che noi ci muoviamo, come ho detto più volte, sempre nel solco della legge, il logo del ministero, io va bene, la mia diapositiva l'ho messo, ma perché comunque io ne faccio parte, ma non è un patrocinio, non è una sponsorizzazione da parte del ministero. Tutto qui. Vado sempre ancora velocemente, ovviamente dobbiamo anche considerare l'uscita dei beni per l'estero, che hanno ovviamente tutto un altro tipo di normativa molto complicata, ovviamente quando si tratta di mandare qualcosa all'estero. Per esempio è molto importante, soprattutto per l'archeologia, non tanto per le mostre, quanto vedete che si parla, di beni, di oggetti che devono essere sottoposti a analisi, indagini o interventi di conservazione. Questo è importante perché spesso ci sono moltissimi scavi in Italia che vengono fatti magari anche in collaborazione con università straniere, dove in molti casi hanno delle strumentazioni, dei laboratori di analisi, di indagine, eccetera, particolarmente avanzati, con tecniche, con metodologie, con strumentazioni che magari in Italia non sono reperibili, e quindi si chiede di poter portare fuori dal territorio nazionale dei campioni per questo tipo di indagini. Purtroppo quando si tratta di campioni infinitesimali che possono essere presi sul posto, sull'oggetto senza danneggiarlo, eccetera, è un discorso. Altro discorso è se io invece devo portare un oggetto intero per essere analizzato oppure restaurato, conservato o studiato all'estero, perché a quel punto la pratica diventa tale quale quella per l'uscita per mostra, quindi in realtà diventa una cosa molto più macchinosa, molto più lunga, ecco perché consigliamo sempre agli studiosi, alle università, eccetera, di fare tutti questi passi per tempo, perché ovviamente richiede, perché oltre che da noi deve poi passare dalla direzione generale, anzi anche proprio dagli uffici esportazioni per quanto riguarda il mandare gli oggetti all'estero. Ed ecco che arriviamo, scusate mi sono dilungata tantissimo, a quello che interessa soprattutto Marta, cioè l'attività di ricerca sostanzialmente sia del ministero che delle università. Per definizione la ricerca compete al ministero, quindi in realtà il ministero dovrebbe essere l'organo che si occupa della ricerca. Il ministero è veramente una goccia nel mare, proprio avviene ormai estremamente di rado. E solitamente comunque vengono sempre poi le attività, anche se sono dirette direttamente da noi, vengono poi seguite sul terreno da archeologi professionisti e da ditte specializzate, perché chiaramente il funzionario non ha la possibilità di stare sullo scavo tutti i giorni, ahimè, di nuovo lo dico, ecco perché vi dico il bello e il brutto di questo lavoro. Quindi come fa
a organizzare però la ricerca, che non si ferma ovviamente il Ministero. Allora esiste l'istituto della concessione di ricerca. La concessione di ricerca che viene fatta proprio permettendo a soggetti pubblici, nel caso di università, enti, eccetera, o privati, nel caso anche di associazioni, di istituti privati, eccetera, di eseguire ricerche sul territorio. Quindi c'è tutto il procedimento della concessione di scavo, che Marta conosce bene, che è un procedimento, anche in questo caso purtroppo un po' macchinoso, perché come tutti i procedimenti che hanno doppio parere, cioè il nostro e quello delle direzioni generali, ovviamente hanno dei tempi abbastanza lunghi. Quindi solitamente prima veniva dato proprio come termine la fine dell'anno precedente per l'invio della richiesta di concessione. Quindi entro il 31 dicembre devono arrivare le richieste per le concessioni dell'anno successivo. Ora in realtà questa norma non è più seguita, però sarebbe comunque opportuno sempre tenere conto molto tempo prima, cioè inviare la documentazione molto tempo prima, perché noi riceviamo come intermediari tutta la documentazione, compiliamo anche noi delle schede che devono essere inviate alla direzione generale, facciamo una nostra istruttoria, quindi un nostro parere di nuovo sulla possibilità o meno di concedere la concessione di scavo al richiedente, e poi prepariamo tutto questo incartamento che viene mandato alla direzione generale. Tenete conto che fortunatamente ormai è tutto digitalizzato. Il primo anno che ero in soprintendenza, quindi nel 2018, arrivava ancora tutto cartaceo, tutto in tripla copia, quindi ovviamente anche il concessionario, come Marta si ricorderà sicuramente, doveva anche fornire tutta una serie di documentazione cartacea. Fortunatamente siamo passati ormai, questo l'abbiamo archiviato, siamo passati al digitale in tutte le documentazioni che ci vengono inviate. Quindi questa documentazione va alla direzione generale. La direzione generale la esamina nel dettaglio e quindi può spesso anche richiedere delle integrazioni, delle modifiche, dei chiarimenti in base a questa documentazione. Questo vuol dire che ovviamente la data, diciamo, di arrivo della concessione si continua a spostare, per questo che è sempre meglio avere un po' di tempo. Escono anche spessissimo, sono uscite tra l'altro da quando io sono in soprintendenza, almeno 3 circolari su come deve il concessionario preparare la documentazione, su come noi dobbiamo valutarla e prepararla per mandarla alla direzione generale. Quindi bisogna stare anche un pochino attenti, perché periodicamente alla direzione generale escono con nuove circolari che modificano parzialmente, magari non del tutto, però comunque aumentano, diminuiscono, cambiano i moduli che devono essere compilati, la documentazione che deve essere inviata, e quindi bisogna sempre essere molto attenti con le circolari che escono dal Ministero. Una cosa importantissima a cui io tengo particolarmente è l'articolo 90, perché questo crea tutta una serie di problemi successivamente, cioè il cosiddetto le cosiddette scoperte fortuite. Per fortuito l'ordinamento giudiziario intende non intenzionale, ovvero cosa succede? Che chi scopre fortuitamente, quindi in modo non intenzionale del tutto, cose, immobili o mobili, ovviamente maggiormente mobili, ne fa denuncia, quindi nel caso di reperti archeologici, ne deve fare per norma di legge denuncia entro 24 ore. A chi? O al soprintendente direttamente, cioè in soprintendenza, o al sindaco, oppure all'autorità di pubblica sicurezza, quindi non so, la stazione più vicina dei carabinieri, dei vigili, eccetera. E deve ovviamente, in attesa che vengano attivate tutte le procedure di tutela del bene, deve ovviamente prendersene cura. Possibilmente, cosa importantissima, ma non devo dirlo a voi che siete dei professionisti, deve essere lasciato nel luogo di rinvenimento, perché come voi sapete benissimo, ve l'hanno probabilmente detto 2 milioni di volte da quando avete iniziato a studiare archeologia, il contesto di rinvenimento è importantissimo. Quindi se io trovo una cosa, la raccolgo e me la porto a casa, poi chiamo, ma non so più esattamente trovare il punto dove l'ho trovata, quello è un dato perso
irrimediabile. Quindi si tende, ovviamente, la legislazione sta molto precisa in questo, a lasciarlo nel luogo in cui vengono rinvenute. Solo se le condizioni di sicurezza nel luogo dove sono rinvenute non possono essere garantite, a quel punto si può effettivamente portarlo via e tenerlo in custodia. Però è importante questo non intenzionale, perché purtroppo molto spesso, col fatto che ci sono tante persone che un po' se ne capiscono, i cosiddetti appassionati di archeologia, di storia, eccetera, un po', devo dire, purtroppo anche tanti liberi professionisti, quindi anche tanti archeologi, inspiegabilmente trovano sempre qualcosa. Quindi quando vanno a passeggiare, vanno a fare le gite sui monti, eccetera, trovano sempre qualcosa. Ora, io non sarò particolarmente attenta quando vado in giro a passeggiare, eccetera, però a me non capita così frequentemente di trovare reperti archeologici. Quindi credo che a volte ci sia anche un atteggiamento scorretto da parte di chi fa questi rinvenimenti, perché deve essere del tutto casuale, cioè non che tu vai a fare una ricognizione, per intenderci, non autorizzata, vai a fare una ricognizione e trovi del materiale. Grazie. È possibilissimo che tu lo trovi, ma non si deve fare, è una cosa importantissima. Poi soprattutto i rinvenimenti creano, poi tu innescano tutta una serie di problemi con i cosiddetti premi di rinvenimento, ovvero quando, questo ve lo chiarisce, ma lo sapete benissimo se avete partecipato a degli scavi in concessione, adesso ormai viene chiesto ai concessionari di scavo di firmare un documento in cui rinunciano al premio di rinvenimento, e la stessa cosa viene fatta fare a tutti i partecipanti allo scavo. E diciamo che una delle motivazioni per non concedere la concessione da parte del Ministero è non avere, nel caso di scavo in proprietà privata, anche questa firma da parte del proprietario, perché è fondamentale, visto e considerato che ci sono contenziosi che vanno avanti da decenni ormai al Ministero con i proprietari per i premi di rinvenimento. Si cerca di evitare, quindi da un certo momento in poi si è deciso di evitare a monte, a priori, che ci siano questi problemi, perché il premio di rinvenimento è un procedimento, io vi dico solo che ne ho in fortunatamente due gli ho chiusi, che erano iniziati, due purtroppo sono ancora aperti, che sono iniziati nel 2009, siamo nel 2021, quindi in realtà, e poi si parla nel caso dei miei premi di rinvenimento, non di cifre esorbitanti ovviamente, però c'è sempre un tira e molla tra la direzione generale, perché di nuovo noi facciamo la parte istruttoria, ma poi è la direzione generale che dà effettivamente il parere definitivo sul premio di rinvenimento. C'è sempre un tira e molla tra chi chiede il premio di rinvenimento e la direzione generale, perché non va bene la stima che viene fatta dal Ministero, quindi uno non l'accetta, perché non vanno bene i documenti. Vabbè, c'è tutta una serie di problematiche che vengono fuori e che però noi, essendo gli intermediari, abbiamo purtroppo da gestire gli uni e gli altri. Quindi queste sono ovviamente delle problematiche notevoli che si vorrebbero evitare. Adesso si cerca comunque di limitare il più possibile la richiesta di premi di rinvenimento. Volevo solo dirvi, per chiudere velocemente, vi dicevo che effettivamente il funzionario archeologo è anche interessato alla parte terza del codice, perché abbiamo già visto, per tutti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, autorizzazioni uniche riguardo ai gli impianti rinnovabili, quindi fotovoltaici, eolici, eccetera, eccetera, le opere a rete, quindi ovviamente anche le ferrovie, i gasdotti, metanodotti, tutti i dissesti, gli interventi di dissesto idrogeologico, sono tutte pratiche paesaggistiche che però necessitano anche del parere di competenza dell'archeologo. Quindi il parere della soprintendenza esce a firma dell'architetto e dell'archeologo. Quindi dobbiamo coordinarci, perché il problema è che i procedimenti, soprattutto l'autorizzazione paesaggistica e le cosiddette autorizzazioni paesaggistiche semplificate, che
sono uno strumento che hanno in più i committenti per velocizzare l'uscita dei pareri, hanno delle scadenze piuttosto importanti, cioè l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'articolo 146, ha 45 giorni per il parere, però vedete la differenza dei 120 con le autorizzazioni sui beni vincolati, mentre le paesaggistiche semplificate hanno 20 giorni. Quindi voi considerate che in zone come potete immaginare il Gargano, le isole Tremiti, ma anche parte della BAT, quindi le aree di Barletta, Trani, Andria, cioè tutte queste, la maggior parte del territorio delle nostre due province di competenza è vincolato paesaggisticamente, quindi devono essere richieste le autorizzazioni paesaggistiche quasi per ogni cosa. Tenete conto che una città come Vieste, che è una località turistica estremamente importante, ha tutto il territorio vincolato, quindi quando una persona deve aprire una finestra anche nel suo palazzo, nel centro di Vieste, deve cambiare gli infissi, deve chiedere l'autorizzazione paesaggistica. Quindi voi pensate alla mole di pratiche che arrivano in soprintendenza di autorizzazione paesaggistica. Quindi ovviamente non tutte ci competono l'archeologo, perché chiaramente sul colore degli infissi potrei dare solo un parere estetico, ma ovviamente non un parere tecnico. Però quando ci sono interventi invece come demolizioni, ricostruzioni o ricostruzioni ex novo, quindi quando c'è un intervento sul sottosuolo, ovviamente deve essere necessariamente presente anche il parere dell'archeologo. Vabbè, adesso per... diciamo, sono riuscita a finire questa parte noiosissima, ma per farvi capire che la stragrande maggioranza del nostro lavoro in soprintendenza si barcamena fra tutta questa serie di infinita di pratiche, ma poi ci sono moltissime pratiche che arrivano, io non ve l'ho citate, ma ci possono essere le richieste di studio per delle tesi piuttosto che dei liberi professionisti, possono arrivarci richieste per l'utilizzo di una foto di un bene culturale in una pubblicazione piuttosto che in una pubblicità, piuttosto che in altri aspetti, cioè sono molteplici le informazioni che ci arrivano, le segnalazioni di rinvenimenti, oppure ci arrivano le segnalazioni di probabili abusi, quindi a volte anche in lettere anonime, quindi anche problematiche, e allora in quel punto entra anche nel caso di segnalazioni di abusi su beni culturali, arriva in nostro aiuto il nucleo tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri, col quale che ha sede in ogni capoluogo di provincia, quindi noi abbiamo come riferimento quello di Bari, con i quali collaboriamo. Ma devo dire che io collaboro molto bene con tutte le forze dell'ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili, quindi Vigili Urbani, Polizia, eccetera, perché ovviamente a seconda di quello che succede sul territorio può essere che veniamo interpellati. Vi lascio, tra virgolette, con una carrellata di foto per farvi vedere un po' di cose invece meno burocratiche, che hanno però alle spalle in realtà tutto l'aspetto burocratico, ma poi si risolvono fortunatamente in qualcosa di divertente. Quindi ad esempio Grotta Paglicci, che immagino conosciate benissimo, a causa del Covid non siamo ancora riusciti a inaugurare l'apertura del museo civico dedicato a Grotta Paglicci, quindi spero che la prossima estate sia visitabile. Appena entreremo in zona gialla, quindi spero molto presto, dovremo ultimare i preparativi perché doveva essere inaugurato già l'anno scorso. E questa sono io appena fresca di nomina, perché sono andata a fare il mio primo sopralluogo a Grotta Paglicci 5 giorni dopo essere entrata in servizio. E comunque uno degli aspetti sicuramente migliori di questo lavoro è la possibilità di fare sopralluoghi in posti veramente magici, come ad esempio Grotta Paglicci. Questo lo so, è un'immagine, io l'ho detto che avevo detto a Marta che avevo raccolto una serie di immagini anche un po' buffe. Qui sono in una cava nel Gargano, l'immagine è quasi bucolica, no? Il cielo era agosto, faceva un caldo pazzesco, un'immagine molto divertente, no? E
sono molto sollevata, ma in realtà il sopralluogo è partito con il nucleo tutela per un probabile abuso all'interno di una cava dove sono contenuti blocchi sui quali il professor Morsilli aveva individuato delle altre impronte, non quelle vincolate, ma questa è un'altra cava. Quindi in realtà la mattinata è partita con una certa apprensione, perché comunque ci si muoveva anche in un ambito in cui non si sapeva, perché non si sapeva bene se effettivamente questi lavori non autorizzati erano stati fatti dal proprietario o addirittura da degli abusivi, quindi la situazione dal punto di vista legislativo e anche dal punto di vista della sicurezza non era delle migliori. Fortunatamente si è conclusa positivamente, però per dire, questi sono altri aspetti del territorio. In questo caso siamo in una sede della Guardia di Finanza di Bari, vedete che c'è una parte di un'ancora romana. In questo caso io ho seguito come funzionario il trasporto di quest'ancora, che era conservata presso una sede ormai dismessa alle Isole Tremiti, loro ce l'avevano in custodia lì, hanno chiesto quindi l'autorizzazione per poterla tenere loro in custodia e poterla esporre nella sede a Bari, quindi in una sede di passaggio, in uno spazio di passaggio della sede a Bari. Quindi abbiamo fatto tutte le procedure, loro hanno poi pensato anche al restauro, e in realtà poi dovrebbe esserci anche una pannellistica, ma non ho foto più recenti. Questa sono sempre io, scusate sempre le immagini, ma ho voluto alleggerire la fine di questa pesantissima conferenza. Sono io con un mio collega e un comandante dei carabinieri subacquei di Manfredonia. In questo caso spesso vengono da noi in ufficio appunto le varie forze dell'ordine portandoci dei sequestri, quindi materiale che o hanno, come in questo caso era sparso, quindi non è stato trovato all'interno dell'abitazione di qualcuno, ma spesso può succedere che polizia, carabinieri, guardia di finanza facciano dei sopralluoghi per altri motivi, per altro genere di motivi, per altro genere di diciamo infrazione della legge, e poi trovino all'interno delle abitazioni, oltre a quello che cercavano, anche dei beni archeologici, dei reperti archeologici. A quel punto ovviamente viene richiesto da parte del funzionario competente del comune, quindi nel caso di Foggia o di altri comuni è mia competenza, dobbiamo fare un elenco, tanto dire se sono o non sono veri i pezzi, perché ovviamente nel caso di pezzi falsi decadono le accuse. Se sono però invece pezzi autentici, dobbiamo stilare un elenco con una descrizione di massima, delle misure, delle foto, dare un'indicazione generica sulla cronologia, e quindi tutto questo incartamento viene poi mandato alla procura per tutti ovviamente i procedimenti di legge che vengono imputati alla persona trovata in possesso illegalmente di reperti archeologici. Quindi in questo caso mi è capitato invece di presentare molto in modo molto interessante un libro che ricordava le vicende di un ispettore onorario durante l'epoca fascista, quindi nel territorio di Manfredonia. Quindi anche in questo caso è stato bello, perché le discendenti di questo ispettore onorario hanno chiesto la mia presenza per ricordare la figura del nonno, quindi è stato uno dei momenti piacevoli decisamente di questo lavoro. In questo caso invece mi trovo su una nave della NATO, e in questo oggetto che vedete è il sonar, che poi è stato mandato in acqua per mappare la presenza di relitti di aerei della Seconda Guerra Mondiale americani, perché questo era un progetto. Sono venuti a parlarci degli esponenti del Pentagono per chiederci le autorizzazioni, perché c'è tutto una sezione del Pentagono che si occupa di recuperare i resti umani dei caduti durante le varie guerre che gli americani hanno combattuto in giro per il mondo, e nella fattispecie queste due persone che erano venute a parlare con noi si occupavano appunto di un progetto di recupero di resti umani nei velivoli della Seconda Guerra Mondiale, quindi la zona del Golfo di Manfredonia, ma anche la parte a nord dal lago di Lesina, dalle isole Tremiti, erano state campo di battaglia, e quindi c'era la possibilità di trovare questi
questi velivoli e quindi eventualmente in un secondo momento trovare se c'erano ancora dei resti umani. Quindi in questo caso ho fatto una giornata passata a osservare insieme ai tecnici della NATO la presenza o meno di velivoli. In questo caso, quando qualche volta la ricerca, ecco perché ogni tanto qualcosa di ricerca facciamo, questi sono i materiali provenienti appunto da quello scotico nell'area del villaggio individuato dall'orbitale a Foggia, e qui sono nel nostro laboratorio di restauro dove perlomeno ogni tanto mi concedo, quando ho un po' di tempo libero dalle pratiche, mi concedo di andare a lavare e studiare il materiale, siglare e studiare il materiale archeologico, cosa che però, come vi dicevo, purtroppo succede abbastanza di rado, perché tutto il resto che vi ho fatto vedere prima occupa la maggior parte del tempo. Un'altra cosa bella è che durante le giornate europee del patrimonio, nei siti archeologici di proprietà, in questo caso comunale, noi possiamo prestare servizio facendo attività di divulgazione. In questo caso io per 3 anni, quindi 2018, 19 e 20, ho scelto di portare, diciamo, la mia presenza, la mia conoscenza, le mie competenze nel sito di Passo di Corvo, un villaggio trincerato del Neolitico, del Tavoliere, in comune di Foggia, scavato da Bradford e poi da Tinè negli anni 70-80, e questo, come vi dicevo, mi permetteva anche di ricongiungermi a quella che è la mia formazione, il mio luogo di origine, cioè la Liguria, e quindi l'università che ha scavato a Passo di Corvo. Quindi indosso la maglietta per commemorare, purtroppo era il 2018, quindi era appena successo quello che tutti sappiamo. Comunque questo è un altro aspetto piacevole, sono una volta all'anno le GEP, le giornate europee del patrimonio, quindi purtroppo mi posso dedicare, diciamo, alla divulgazione archeologica solo esclusivamente una volta all'anno, però in altri casi può succedere, questa almeno è una data fissa. Poi mi è capitato invece alle Isole Tremiti con un progetto fatto da una scuola di Termoli di studio dei siti archeologici subacquei, insomma di valorizzazione del patrimonio delle Isole Tremiti, soprattutto quello subacqueo, e quindi abbiamo organizzato un'uscita in mare e dalla barca poi i sommozzatori il nucleo sommozzatori di San Benedetto del Tronto, dei carabinieri di San Benedetto del Tronto, si sono immersi e con delle telecamere poi sono state proiettate a bordo della nave tutte le immagini di soprattutto un sito particolare che è il relitto delle Tre Senghe. In questo caso invece ho partecipato, dopo aver autorizzato la sistemazione, la pulizia, quindi c'è tutto il lavoro precedente, non è che siamo invitati alle presentazioni così solo perché siamo funzionari, ma c'è stato tutto un lavoro prima con il comune di Vieste di acquisizione in comodato d'uso di un'area privata che è stata poi ripulita, sistemata, sono state rifatte tutte le staccionate eccetera. Si tratta di un sito rupestre con un cimitero, una necropoli paleocristiana di grande impatto anche visivo, e nel primi di agosto del 2018 abbiamo inaugurato il nuovo parco archeologico. Questa è una veduta da Monte Saraceno, siamo in comune di Mattinata, dove è presente una necropoli molto importante e un abitato della prima età del ferro. Bellissimo come sempre effettivamente il paesaggio, ma quando io sono stata lì sul sito sono andata perché nelle tombe, che sono rimaste vuote ovviamente ormai scavate, abusivamente delle persone avevano iniziato un'attività di produzione dei formaggi, quindi all'interno delle tombe realizzavano appunto questi formaggi, quindi col nucleo tutela siamo andati per cercare di sanare la situazione, quindi bellissimo l'ambientazione, ma come vedete poi il lavoro è anche difficile, sempre perché
purtroppo non sappiamo mai quando andiamo, per quello che andiamo con il nucleo tutela a fare molti sopralluoghi, perché non sappiamo mai dall'altra parte chi possiamo trovare. E quindi, onde evitare di trovarci con pregiudicati o comunque persone che possono anche reagire, essere persone normali ma che reagiscono in malo modo, in alcuni casi, quando sappiamo essere abbastanza difficile, tendiamo ad andare con il nucleo tutela. E sempre a Mattinata, altra, questa è invece una villa romana, la villa di Agnuli nel porticciolo di Mattinata, i problemi sono quelli del rapporto con il comune, che deve ovviamente mantenere la conservazione e anche la visibilità del bene. Quindi spesso la nostra attività consiste anche nel ricordare ai comuni i propri doveri. Poi siamo invece in comune di Candela, dove in uno scavo SNAM, quindi durante la fase dei saggi preliminari per un metanodotto SNAM, è stata rinvenuta, oltre a queste strutture in muratura di età daunia, anche una sepoltura con tutto il suo corredo. Quindi questo è un altro dei motivi per cui l'archeologia preventiva è assolutamente utile. Fortunatamente i tubi della SNAM passano più lontano, quindi non hanno intercettato. Questa è la miniera, una delle miniere di Selce della Defensola, quindi uno dei sopralluoghi importanti è stato anche alla Defensola, dove sono stati fatti dei progetti, anche dei convegni internazionali sullo sfruttamento della selce, e quindi poi i sopralluoghi, questo invece è Mattinata, quindi sono le due località, due delle tante località di estrazione della selce nel Gargano. Questo è un altro sequestro, come vi dicevo, portato in ufficio dalla polizia, ora non mi ricordo se polizia o carabinieri, comunque per il quale abbiamo dovuto fare, appunto, come vi dicevo, l'elenco, la descrizione, eccetera, eccetera. Poi, al termine di questi procedimenti penali, nel 99 su 100 il tribunale affida poi la custodia dei sequestri a noi, e quindi questo materiale poi entra a far parte del patrimonio dello Stato e viene portato nei nostri depositi. Qui sono invece di nuovo sempre su una barca, in questo caso sono a Vieste, che sto andando verso il faro di Santa Eufemia, che è vincolato archeologicamente, dove è stata attivata dall'Università di Foggia una serie e dall'Università di Bari una serie di attività di rilievo, e hanno chiesto la concessione di scavo per l'anno prossimo. Successivamente, dopo la visita all'isola, abbiamo fatto una conferenza stampa con il comune. E poi ne è scaturito anche la pubblicazione di un libro, una collana, diciamo, dedicata ai fari del Mediterraneo, curata dal Politecnico di Bari, dal Dipartimento di Architettura del Politecnico di Bari, nel caso specifico mi è stato chiesto di fare un capitolo dedicato all'archeologia del territorio viestano. Qui, quando abbiamo poi per Vieste, abbiamo anche aperto, devo dire che fa molto avere una amministrazione comunale che ci supporta e che soprattutto ci affianca nella realizzazione di queste cose. Per cui, oltre al faro di Santa Eufemia e ad altre cose, si è dedicata anche all'apertura del Museo Civico. Quindi nel 2019, fine giugno 2019, abbiamo inaugurato il Museo di Vieste. Il funzionario archeologo si occupa di tutto, quindi si occupa non solo della pratica del deposito di cui abbiamo parlato, ma ovviamente si occupa anche della scelta, partecipa anche all'allestimento, quindi alla direzione scientifica dell'allestimento, quindi l'imballaggio dei materiali, l'allestimento, a controllare che venga tutto fatto nel minimo dettaglio, anche proprio in casi limite, quando il tempo stringe e le forze sono poche, partecipa anche proprio materialmente all'allestimento, e non solo, perché il giorno prima dell'inaugurazione dovevamo pulire ancora tutte le vetrine prima di mettere gli oggetti. Quindi diciamo un funzionario archeologo multitasking, però alla fine abbiamo fatto la presentazione del museo come si deve. Purtroppo è stato aperto solo scarso un anno, perché ovviamente poi a causa del Covid il museo è rimasto chiuso, però vi consiglio, perché c'è anche tutta una sezione dedicata alle miniere di Selce, di andare a visitarlo quando si potrà.
Ovviamente un altro aspetto è anche la partecipazione a convegni, soprattutto per noi è molto importante il convegno di preistoria e protostoria e storia della Daunia, che è organizzato qui a San Severo in provincia di Foggia. È piuttosto locale, però è importante perché vengono periodicamente sempre comunicati tutti gli interventi e tutti i ritrovamenti più recenti fatti soprattutto dalla soprintendenza o dall'università, però nel nostro caso, quindi questo è quello di cui vi ho parlato prima dell'orbitale. E poi mi ha permesso comunque, vi lascio con questa immagine, mi ha permesso di riprendere anche un lavoro sui villaggi del Tavoliere insieme a colleghi di Genova e quindi la possibilità di nuovo di collegare il posto da dove sono venuta e il posto dove sono arrivata. Grazie mille Donatella, perché credo che tu abbia riassunto benissimo tutti gli aspetti. Riassunto è una parolona. Vabbè, rispetto a quello che c'è da fare, e sei stata veramente chiara e su argomenti che potevano risultare abbastanza noiosi, per niente noiosa, quindi ti ringrazio veramente per il tuo intervento. Grazie. Io avrei già qualche domanda, ma chiedo prima agli altri se hanno per caso delle domande. Potete sia scriverle in chat che farle aprendo il microfono. Inizio io per rompere il ghiaccio e ti volevo chiedere come mai nel 2021 esiste ancora la questione del premio di rinvenimento, partendo dal presupposto che è vietato vendere beni archeologici. Tutto ciò che c'è sottoterra è dello Stato, perché bisogna pagare a qualcuno il premio di rinvenimento. Questo è un fatto assurdo, e come mai non si sta tentando di toglierlo? Guarda, ti dico, è stato tolto grazie sostanzialmente alla spending review che è stata fatta negli anni passati. Come ti dicevo, voi dovete per avere la concessione di scavo come concessionari firmare la rinuncia, voi, il vostro staff. E anche i padroni del terreno. Ma perché non lo tolgono e basta? Scusa? Perché non lo tolgono? Ma infatti secondo me anche andrebbe tolto, perché comunque ritengono, soprattutto non tanto nei casi delle concessioni, ma quando ci sono magari dei lavori che un privato fa nel suo territorio, nel suo terreno, potrebbe essere nato come incentivo per dichiarare che hai fatto quel ritrovamento, perché altrimenti c'era il problema che prima si espropriava, quindi lo Stato espropriava i terreni, quindi molti proprietari hanno sempre avuto paura a far sapere, a dichiarare di aver trovato dei rinvenimenti, e di conseguenza questo era un modo per cercare di sollecitare, diciamo, le persone a dichiarare se effettivamente nei loro terreni veniva trovato qualcosa. Però è molto complicato, perché ti assicuro, io sto seguendo questi due premi dal 2009, vanno avanti, e non se ne esce, perché uno dice una cosa, la DG ne dice un'altra, cioè vanno avanti per contenziosi, ma decenni. Sono abbastanza impressionanti. Poi nel mio caso ti dico, non sono grosse somme, però il Ministero ha rilasciato dei premi anche recentemente nei nostri territori per cifre abbastanza, cioè sopra i 500.000 euro, quindi cifre non da poco, perché ovviamente un conto, perché poi la stima che viene fatta, un conto sono gli oggetti mobili, un conto sono le strutture. Quindi tu pensa in città romane, cioè se io chiedo il premio di rinvenimento di un insediamento romano che è nel mio territorio, cioè non se ne esce. Però è un controsenso il fatto di poter chiedere un premio, perché se diamo per scontato che è dello Stato, non vedo perché. Però è una forma che hanno studiato i legislatori per in qualche modo tutelare il patrimonio, cioè se una persona sa che può riceverne in cambio una parte economica, insomma dovrebbe comportarsi di conseguenza. Insomma, credo che sia solo quello, però per noi è una rogna, non da poco. È una delle pratiche che... Per tutti lo è, anche perché io ho dei colleghi che non stanno scavando in posti perché il padrone del terreno non firma la rinuncia al premio, il che è una cosa assurda, perché bisognerebbe dare precedenza
allo scavo piuttosto che a qualcuno che non vuole firmare un documento di rinuncia. Avevamo una seconda domanda di Gabriele Berruti. Sì. Salve, buonasera. Buonasera. Ho una domanda. L'università l'ha preparata al lavoro che sta facendo? Era preparata in qualche modo? E più che altro, che cosa dovrebbe dare agli studenti per poi collaborare magari con la sovrintendenza o poi magari entrare anche in sovrintendenza? Grazie. Prego. Allora, dunque, io in qualche passaggio credo di averlo detto. Dunque, a parte gli esami classici di legislazione che vengono fatti, sono nell'ordinamento, sono obbligatori, eccetera, che però è molta teoria e vengono prevalentemente tenuti, ora non so poi nelle varie università, però quando li ho seguiti io, vengono tenuti ovviamente da professori di legge, quindi ovviamente con una formazione prettamente da università di legge e non sono archeologi, quindi quando insegnano il codice dei beni culturali lo insegnano a livello amministrativo generale, eccetera, non entrano nel merito delle procedure, quindi ovviamente io avevo questa conoscenza totalmente teorica. Quando mi sono trovata a preparare il concorso, che invece richiedeva, soprattutto per gli iscritti, perché uno dei due iscritti, mentre il primo era un tema di argomento archeologico, ovviamente sorteggiato, il secondo invece, il secondo scritto doveva vertere invece su un argomento più strettamente legato alle procedure, che è un po' un controsenso, perché se io non sono un funzionario e devo fare un concorso per diventare funzionario, come faccio a sapere come si fa una procedura che fa un funzionario? Vabbè, ma al di là di queste incongruenze, quindi mi sono trovata in difficoltà. Poi fortunatamente il concorso è andato bene, però vi assicuro che i primi 6 mesi sono stati terribili, perché io non sapevo proprio come fare, cioè come non sapevo come impostare una lettera, cioè una nota, quelle che noi chiamiamo note, poi sono pareri, autorizzazioni, semplice note interlocutorie con gli enti, eccetera. Io non sapevo come impostarla, perché non mi è stato insegnato all'università come impostare una nota, che poi è il cosiddetto burocratichese, perché una volta che lo applichi, poi lo applichi sempre in tutte le lettere che scrivi. Poi alla fine, quando sai che devi fare il richiamo a determinati articoli di legge, sai che sono quelli, quindi poi alla fine diventa meccanico, ma all'inizio è stato abbastanza difficile. Ho avuto la fortuna di avere intanto un collega come capo area, il dottor Montoni, che comunque è un archeologo preistorico molto bravo, molto competente, ma è anche un bravissimo funzionario che mi ha affiancato fin dal primo giorno. E tanto per dirvi, sono 3 anni e mezzo che io lavoro in soprintendenza, stamattina l'ho chiamato per 3 cose, perché comunque sia i dubbi sono sempre tantissimi e abbiamo sempre bisogno di confrontarci con chi è più esperto. E ho avuto anche la fortuna di avere come primo dirigente un archeologo, un'archeologa, la dottoressa Bonomi, che fortunatamente, quindi conoscendo perfettamente il mondo archeologico, mi ha dato un grande aiuto, però è molto complicato. Io non so sinceramente cosa potrebbero fare le università, forse fare più interventi come questo, come organizzato da Marta, cioè per spiegare effettivamente quello che poi si fa, perché la pratica è difficile insegnarla, perché effettivamente come vi dicevo, come scrivere, come comportarsi, eccetera, questo uno lo impara sul campo, però almeno avere un'idea più chiara di quello che fa un funzionario credo che sia importante, e forse basterebbe davvero una lezione del genere, senza dover fare un intero corso, almeno spero che vi abbia dato un'idea di quello che è il mio lavoro. Grazie mille, grazie. Prego. Molto. Grazie. Chiedo se ci sono altre domande. Se sono ancora vivi, perché dopo 2 ore così. E se no, io chiuderei con un'ultima domanda mia, se non ti dispiace. No. Allora, inizialmente gli ispettori erano divisi per periodo. Esatto. Quindi se scavavi preistoria, avevi un ispettore che faceva o preistoria o protostoria, comunque qualcuno che aveva a che fare con le tue metodologie, perché sono molto diverse, che uno scavi medievale o paleolitico, c'è un abisso in mezzo, e invece adesso va per territori. Perché è stata fatta questa scelta di dare un territorio e non un periodo?
Guarda, io credo che sia dovuta anche, non so esattamente risponderti perché non so qual è stata la ratio, credo che molto sia dovuto anche alla carenza di personale, nel senso che per la provincia di Barletta, Andria-Trani e Foggia siamo in tre, io ho 26 comuni. E quindi la carenza di personale porta anche a in qualche modo dover mettere insieme tante competenze che non hai, anche perché nel momento in cui tu hai una soprintendenza unica, compresa con quella architettonica, gli architetti non sono divisi tra quello che fa il restauro, quello che è specializzato in paesaggio, quello che è specializzato in urbanistica, quindi anche loro si occupano di pratiche svariate nei loro territori, quindi nel momento in cui hanno raggruppato sostanzialmente ci hanno resi tutti competenti in tutto, però è quello il motivo per cui un po' la specializzazione si è persa chiaramente di ciascuno di noi in tutti i settori, però insomma mi sto documentando molto sul paleocristiano, sul medioevo, tu non hai idea che gioia. No, e non voglio averla l'idea. Ok, Donatella, ti ringrazio veramente tantissimo, ringrazio anche tutti i partecipanti e ti auguro una buona giornata e a molto presto. Va bene, molto presto, grazie a te e grazie a tutti voi. Grazie. Spero di non avervi annoiato troppo. Assolutamente no, te lo giuro. Grazie. Un abbraccio allora, grazie, vedo che mandano i messaggi, grazie, ma molto interessante.